Il mondo del lavoro, nel futuro ma anche nel presente, è figlio di una trasformazione epocale che continua inesorabile e che, nell'era della digitalizzazione, richiede la nascita di nuove figure professionali che prima non esistevano. Nell'impresa 4.0, uomini, processi e strumenti produttivi lavorano in maniera sempre più integrata, efficiente ed interdipendente, per migliorare al tempo stesso le condizioni di lavoro degli individui e la produttività delle imprese. Per poter vincere la sfida della competitività, l'impresa 4.0 deve misurare, conoscere, sperimentare, verificare e correggere, ma soprattutto deve saper comunicare. Deve sapersi raccontare utilizzando al meglio i nuovi media, allo scopo di creare un legame nuovo e più stretto con i consumatori, che chiedono partecipazione, trasparenza, vicinanza alle imprese e maggiore consapevolezza prima di acquistare un prodotto o un servizio. La scuola ha sempre avuto il compito non tanto di seguire, quanto di guidare e indirizzare il processo di innovazione di un paese e deve porsi l'ambizioso obiettivo di favorire l'acquisizione profonda e consapevole di competenze hard, conoscenze e abilità di base che consentono di apprendere nel corso di una vita intera qualsiasi disciplina in profondità, e soft, competenze relazionali, comunicative, di problem solving e adattamento al continuo cambiamento, in piena coerenza con le trasformazioni in atto. Ecco perché i nuovi istituti professionali per i servizi commerciali, a seguito del riordino, diventano la scuola delle nuove professioni per l'impresa 4.0. Il nuovo profilo di riferimento mira alla nascita di nuove generazioni di professionisti, in grado di padroneggiare le tecnologie innovative per contribuire alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine aziendale e migliorare il posizionamento dell'azienda in contesti non solo locali, nazionali e internazionali, ma anche virtuali. Avvalersi delle tecnologie informatiche nei processi amministrativo-contabili e commerciali. Supportare le attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione dell'impresa. Operare all'interno di organizzazioni medio-grandi oppure in qualità di libero professionista per imprese di piccole dimensioni. La flessibilità del quadro orario, l'autonomia nella declinazione dei risultati di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi, l'adozione di metodologie didattiche innovative. Tutti questi fattori consentono alle singole scuole di progettare ed attuare declinazioni, ovvero di elaborare percorsi coerenti con le richieste del mondo del lavoro e delle professioni, ma anche con la peculiarità del territorio di riferimento. Ecco alcune declinazioni già predisposte e pronte per essere adottate. Web community, amministratore di condominio, turismo accessibile e sostenibile, design per la comunicazione visiva e pubblicitaria, logistica import-export, nuovo istituto professionale per servizi commerciali. La mia professione, il mio futuro!